Ciao a tutti e ben ritrovati su Dentro la Scatola per un nuovo unboxing. Oggi apriamo insieme un titolo che in sostanza è la riedizione di un gioco che ormai ha qualche anno sul groppone, che però ho trovato davvero molto piacevole e che voglio aprire insieme a voi per osservare al meglio i materiali. In particolare è questo La Truffa, gioco di Bill Ebirl, Ned Horn, Jack Kittredge e Peter Olotka per 3-6 giocatori della durata indicativa di circa un quarto d'ora a partita, in Italia grazie ad Asterion. Si tratta appunto di un gioco, come dice il titolo stesso, di truffe, dove dovremo fingere di essere chi in realtà non siamo nel tentativo di ottenere una ricca eredità. Direi di andare a vedere che cosa c'è dentro la scatola. Benissimo, come sempre un'occhiata alla scatolina, piuttosto piccola come vedete, però con un artwork sicuramente molto molto ben curato, che vinca il bugiardo migliore, appunto. Apriamo insieme e come vedete non vi prendevo in giro, il contenuto della scatola è veramente veramente limitato. Abbiamo questo piccolo mazzo di carte, al cui interno troviamo appunto, già in un sacchettino, e dentro un sacchettino io sono molto contento. Queste carte molto ben fatte, questo sembra veramente un personaggio particolare, vediamo un po', proseguiamo, e appunto molto carino, molto ben fatte davvero. Proseguiamo, abbiamo quindi queste che sono verosimilmente delle carte riepilogative, molto grandi, molto ben fatte appunto. Per i 6 giocatori, e questi che sono invece dei segnalini, vediamo come sono, se riusciamo ad estrarli, perché non è per niente facile. Appunto, molto belli, hanno un cartoncino veramente molto spesso e si defustellano molto molto bene. Ecco, vedete appunto che è stato un unboxing piuttosto rapido, questo appunto il retro della scatola, il regolamento che consta di 10 facciate indicativamente, 10 facciate più una consultazione rapida, quindi molto intelligente, un regolamento piccolino, però ecco, secondo me era un gioco che meritava di essere visto insieme, anche per avere un'idea di quello che poteva contenere la scatola. Benissimo, questo era l'unboxing di La Truffa, vi ringrazio come sempre per avermi seguito, fatemi sapere che cosa ne pensate e come sempre ci vediamo al prossimo video.